Ciao appassionate di Cina, oggi vi voglio far vedere come si riscaldano i zongzi. Andiamo! Ora immagino che mi starete chiedendo che cosa sono i zongzi. I zongzi sono questi involtini qui, sono dei involtini di riso che all'interno possono avere diverse cose. Io spesso li ho assaggiati con della frutta all'interno, spesso sono giuggiole, oppure della carne, quindi possono essere sia dolci che salati. Poi immagino che si possano mettere svariate cose a piacimento. E vengono avvolti da queste foglie lunghe, adesso poi quando andrò a srotolarli le vedrete meglio, che sono spesso foglie di giunchi, assomigliano alle foglie del Gran Turco, sono lunghe e si trovano al supermercato già essiccate in Cina. E questi involtini si trovano appunto al supermercato già fatti, e poi ovviamente le nonne cinesi le fanno ogni anno, soprattutto in occasione del Duanguzie, la festa delle barche del drago. E andiamo a vedere come sono fatte all'interno. Eccoci qua con i nostri bellissimi zongzi pronti per essere messi nell'acqua. Allora, i zongzi in realtà, quando sono già fatti, possono essere riscaldati in diversi modi. Chi dice al vapore, però così ci si metterebbe troppo tempo. Chi lo fa con il microonde, io ho optato per l'acqua bollita e quindi adesso li vado a mettere dentro l'acqua. Uno, due, tre. L'altro zonzo è una forma un po' strana, un po' lunga, di solito non è così. E aspetto che comunque si riscaldino un po'. Ecco i nostri zonzi dopo circa 5-10 minuti. L'acqua ovviamente si è fatta più scura per il fatto delle foglie e adesso li andiamo a levare. Eccoci qua, pronti, caldi caldi. Allora, eccoci qui con i nostri zongzi. Evitando di ustionarvi, magari lo prendete dallo spaghetto, lo svolgete. Scusate l'italiano, ma io me lo sono dimenticata nel frattempo che sto in Cina. Quindi togliete il nastro che già scotta di per sé ed è tutto fumante ovviamente. Tutto quanto arrotolato. Ah, ecco qua. Non so se lo vedete. Scotta! Ma questo zongzi ha dentro i fagioli, quindi come vi dicevo ci può stare dentro un po' di tutto a seconda di quello che vi piace o che piace al cuoco. Poi solitamente, proprio per non sporcarsi le mani, magari questa foglia, ah, ecco, vedete la foglia di cui vi parlavo prima, la foglia di giunco, bella grande e assomiglia proprio a quella del Gran Turco. Dicevo, per non sporcarsi le mani, un metodo per mangiare il zonzi è questo. Quindi di, diciamo, togliere la foglia nella parte che si vuole mangiare e piano piano levare il resto. Eccoci qua, ho appena tagliato lo spago di quello con la forma strana, perché ve l'ho detto, di solito hanno forma triangolare. Vabbè, andiamo a vedere questo, magari ha qualcosa di diverso all'interno. Allora, il zongzi non è una specialità solo cinese. Molto sicuramente saprete che la Cina ha influenzato tutti i paesi asiatici vicini.
E quindi questo zonzo si può trovare in Giappone, in Vietnam, un po' dappertutto. Immagino che ogni paese abbia usi delle pietanze tipiche all'interno a seconda delle loro tradizioni. Ecco qua, questo zonzo in effetti è diverso, mi sembra di vedere dell'uovo. Allora, questa qui mi sembra carne. Questo giallo ovviamente mi sembra l'uovo e questi qua dovrebbero essere altri fagioli. Assaggiamo. Sono dei zonzi molto particolari, sinceramente non ho mai assaggiato questa tipologia. Confermo che è carne, dovrebbe essere manzo. Sediamo l'uovo. E questo è molto più salato rispetto all'altro che era un po' sciapidino. Uovo. E questi qua, sì, sono proprio fagioli. Questo qua non è per niente male. Molto più saporito. Buono. Salutare poi, perché non c'è olio, non ci sono grassi, niente.